Blogos Web Radio. Ciao a tutti da Blogos Web Radio. Siamo giunti al terzo anno di vita di Scrusciu, Disturba il Silenzio, rubrica con la quale abbiamo dato voce ai protagonisti della lotta alle mafie in ambito associativo, culturale e nel campo istituzionale. Oggi ai nostri microfoni c'è Pierluigi Vigna, un nome importante della magistratura italiana, nonché tra i fautori nel 1992 della DNA, Direzione Nazionale Antimafia, il primo organo costituzionale riservato ad indagare esclusivamente i fenomeni di criminalità organizzata. Nel corso dell'intervista abbiamo fatto un bilancio del lavoro della magistratura negli ultimi anni e cercato di capire l'importanza di una legislazione antimafia a livello internazionale. Siamo qui oggi al seminario Mafia Antimafia con Pierluigi Vigna, procuratore generale della Corte di Cassazione, già procuratore nazionale antimafia dal 1997 al 2005. Lei indagò la mafia nel periodo delle stragi di Stato dei primi anni 90, adesso sicuramente c'è uno scenario diverso rispetto allora. Secondo lei c'è una maggiore consapevolezza che è venuta negli ultimi 15-20 anni da parte delle istituzioni e della magistratura nel contrastare il dominio mafioso e maggiori strumenti anche per opporsi ad esso? Io le consapevolezze le guardo dai risultati, quindi negli ultimi anni c'è stato numerose catture di persone che erano latitanti da lunghissimo tempo, inoltre c'è stata un'aggressione notevole ai beni patrimoniali dei mafiosi, è stata anche rivista in senso positivo, almeno in tante cose, la legislazione sulle misure di prevenzione del sequestro e della confisca. Quindi tutte queste cose sono utili strumenti per combattere la mafia. Colgo l'occasione per chiederle anche, da appunto magistrato e ampio conoscitore del fenomeno mafioso, cosa ritiene secondo lei disposto a fare a livello legislativo e giudiziario e cosa è stato fatto anche fino ad ora per arginare l'avanzamento delle mafie nel resto d'Europa, nelle mafie straniere ma anche delle mafie del nostro paese, di Cosa Nostra, della Camorra, dell'Andrangheta, che sono sempre più presenti all'estero. L'ideale sarebbe avere una legislazione uniforme e un'organizzazione uniforme in tutti i paesi del mondo per combattere la criminalità organizzata e quella mafiosa. Ovviamente questo è un sogno e quindi bisogna intensificare al massimo i rapporti sia fra gli organi di polizia sia fra gli organi della magistratura che operano nei diversi paesi per venire a capo di certe trame che appunto non vanno solo in un paese ma attraversano addirittura i continenti. L'intervista è stata realizzata da Giulio Ferrante. Un saluto da Blogos Web Radio www.ilblogos.it.